il Museo della Paglia di Signa trova una nuova casa grazie al recupero e riqualificazione di questo edificio collocato nel centro storico di Signa, in provincia di Firenze. 7 sale interamente dedicate alla conservazione e valorizzazione della storia signese, che affonda le sue radici nella lavorazione della paglia, e dove hanno trovato collocazione cappelli, ma anche varie tipologie di trecce, borse, dipinti, attrezzature e macchinari. Il museo ospita anche antiche macchine di produzione, come questa agguagliatrice a 16 posizioni. All'interno di questi cilindri veniva inserita la paglia, poi attraverso questa ruota la macchina veniva azionata e appunto si riusciva in questa maniera a selezionare la paglia in base allo spessore. Al piano terra dell'edificio troviamo 2 sale destinate alle esposizioni temporanee, certamente dedicate ai cappelli, ma anche a borse ed abiti in paglia. Abbiamo selezionato 21 aziende e tutte loro hanno portato cappelli, borse, sia di nuova produzione, quello che ora attualmente producono, sia anche qualche oggetto storico. Un luogo dal forte taglio contemporaneo, un museo moderno che si presta alle visite, ma anche ad eventi legati alla moda e alla cultura. Questo non vuole essere assolutamente un museo dedicato ai bei tempi andati, ma è un museo moderno, un museo che vuole fotografare il presente, un qualcosa che riuscirà, vista anche la sua collocazione nel centro preciso di Signa, ad assumere un valore anche di indirizzo su quelle che possono essere certe attività, certe funzioni, certe manifestazioni, non solo culturali, non solo di ricerca storiche, ma anche legate soprattutto alla produzione e al lavoro.